Non è intervenuto all'Olimpico il pubblico delle grandi occasioni, ma ancora una volta la passione per il calcio ha superato le difficoltà imposte dal regime di austerity e oltre 60.000 spettatori hanno assistito al derby capitolino. Un derby senza sorprese, dato che ha vinto la squadra che alla vigilia veniva data come favorita. Ma c'è da dire che la Roma, come già le era accaduto 8 giorni prima contro il Napoli, non è stata assistita dalla fortuna. La Lazio è partita molto bene, con Nanni, autore del tiro, intenzionato a bissare il successo personale dello scorso anno. E con Garlaschelli, deciso a riscattare le recenti incerte prestazioni. Qui Conti è bravissimo a deviare in angolo un suo tiro cross. La Roma appare più ordinata di altre volte, attacca senza scoprirsi troppo, regge bene il confronto con il centrocampo laziale e cerca di mettere in difficoltà Pulici con frequenti cross. Sull'altro fronte Chinaglia cerca di superare l'attenta guardia di Battistoni. Al 33esimo la Roma si porta in vantaggio. Cross di Rocca respinto da Wilson, raccoglie Morini che serve Negrisolo, il terzino si produce in un ottimo spunto, supera di slancio 3 avversari e batte Pulici con un raso terra angolatissimo. La Lazio reagisce prontamente, da Receconi a Chinaglia che va via sulla sinistra, si libera di un avversario ma il suo tiro viene ribattuto da Battistoni. Nell'intervallo la Lazio sostituisce D'Amico con Franzoni ed è l'esordiente attaccante a mettere a segno il pareggio dopo appena un minuto raccogliendo in tuffo un cross di Garlaschelli. Ora è la squadra di Maestrelli ad attaccare con maggiore decisione. Conti ferma in 2 tempi una punizione di Chinaglia. Ma subito dopo viene sorpreso da un colpo di testa di Franzoni che viene sventato da Santarini in calcio d'angolo. La Roma cerca il colpo a sorpresa in contropiede. Rocca serve Domenghini solo al centro dell'area, ma la conclusione è sbagliata. Poi è Chinaglia ad avere un'ottima palla gol da Martini, forse il migliore in campo. Conti esce e neutralizza la minaccia. Continuano i capovolgimenti di fronte. Qui è Cappellini, su invito di Battistoni, a non sfruttare una favorevole occasione. E al 24esimo la Lazio ottiene il gol della vittoria con Chinaglia che salta su un cross di Receconi e poi con una mezza girata spedisce in rete. Il finale vede la Roma protesa in avanti alla ricerca del pareggio. Prati si destreggia abilmente e in rovesciata spedisce di poco fuori. Poi, su preciso suggerimento di Cordova, Domenghini, lasciato inspiegabilmente solo, colpisce il palo e sulla respinta tira sul fondo. L'ultima occasione è per Franzoni, lanciato da Chinaglia. Il tiro centrale è fermato da Conti.